L'acqua non oppone resistenza. L'acqua scorre. L'acqua è paziente. L'acqua che gocciola consuma una pietra. Ricordatelo, bambina mia. Ricordati che per metà tu sei acqua. Se non puoi superare un ostacolo, girali intorno, come fa l'acqua. E così ha fatto alla fine degli anni 50 Carlo Scarpa con il restauro di questo palazzo veneziano dove ha sede la Fondazione Querini Stampalia, il luogo che nelle ultime volontà del conte Giovanni, che qui viveva, doveva diventare istituzione del gabinetto di lettura per adunanze serali di dotti ed amici del sapere e promuovere il culto dei buoni studi. E questa volta sarà tutto per me. Bel tipo l'architetto Carlo Scarpa. Un giorno scrisse: «Se vuoi essere felice per un'ora, ubriacati. Se vuoi essere felice per 3 giorni, sposati. Se vuoi essere felice per 1 settimana, uccidi un maiale e dai un banchetto. Se vuoi essere felice per tutta la vita, fatti un giardino». Lui entrò qui, vide l'acqua marina che invadeva il piano terra, gli spazi che erano diventati magazzini inutilizzabili, e decise, da veneziano, che l'acqua appunto doveva scorrere, entrare nel palazzo, proprio come entrava in tutta la città. L'acqua qui è protagonista. Dal canale su cui si affaccia la casa museo, entra nell'edificio attraverso percorsi studiati. Poi la ritrovi in giardino. Eccola scorrere in un altro piccolo canale che agli estremi ha 2 labirinti, in alabastro e in pietra d'Istria. E ancora, basta seguirne le tracce, va a riempire un'ampia vasca in rame, cemento e mosaico. Non è un giardino segreto. Chiunque può visitarlo e trovare qui un'isola di pace e di silenzio. A volte sembra che la cultura sia quanto di più lontano c'è dalla natura, e nel giardino della Querini le 2 cose si tengono insieme, cultura e natura, e questo è una festa, è bellissimo. L'acqua è quello che ci tiene in vita sostanzialmente, quindi è una potenza ed è molto lontana nella nostra testa dai libri, dal pensiero. E il fatto che qui venga tenuta così presente, così viva, e ci ricordi quello che ci tiene in vita, anche questo è abbastanza sorprendente. Hanno detto che è stata una cometa che, impattando col duro della terra, ha portato l'acqua fra le pietre del nostro pianeta. Una cometa, hanno detto, un ghiaccio volante di luce, come scagliato da 3 stelle fin qui. E dentro c'era la legge della specie, la formula del sangue e delle linfe, il timbro di ogni voce. L'acqua è la perfetta chiave che apre le forme scatenate. L'acqua che ancora beviamo è stata strascico di luce viaggiante, bastimento abbagliante nel buio fra mondi. Si prova una strana sensazione, sia dentro, ma anche fuori, come stare sul confine, affacciati. Non per niente questa parte del palazzo è chiamata la riva. Da qui godi di una bellezza infinita, da assaporare prima che vada perduta per sempre. Siamo tra utopia e apocalisse. È il leitmotiv di questa città. Come diceva Ruskin, sembra di dover cogliere un avvertimento che proviene dalle onde che battono contro le pietre di Venezia. Il nuovo e l'antico,
Scarpa era un poeta della materia. Usava l'acqua luminosa e riflettente, così come i marmi, i metalli, il vetro, il cemento e il calcestruzzo. Nella sala Luzzatto, l'antico portego, pensata per eventi ed esposizioni, è proprio il calcestruzzo, attraversato da sottili lastre in pietra d'Istria, che risale come un'onda alle pareti. Tutto un gioco di geometrie, anche quello delle lampade verticali, dei lastroni irregolari che regalano a questo spazio un ritmo sincopato e contemporaneo. Il legame che ho con questo luogo credo che origini da un'esperienza fatta da studente. Come guardia sala ero seduta qui proprio per una mostra di disegni indiani e ho passato l'estate, un paio di mesi, a guardare la luce che cambiava per 8 ore al giorno. Credo di essermi proprio innamorata di questi piccoli segni che sono come collegati tra loro, no? Di questo tenere insieme. Perché è vero che nel momento in cui Carlo Scarpa agisce, io credo che qui faccia un'operazione che poi sviluppa con Tomba Brion, che è quella di contenere il tempo, tracciando dei segni e ritracciandoci sopra. Faccio fotografie da più di 30 anni e forse l'Aquilino è uno dei primi posti che io ho fotografato, poiché fotografare è il punto di incontro tra noi e un luogo. Evidentemente le fotografie che io ho fatto nell'arco di tutto questo tempo sono molto diverse, perché i miei pensieri che si mescolavano con il luogo che guardavo erano diversi e anche in alcuni casi i livelli di libertà che mi venivano dati erano diversi. Ma io penso di essere una dei testimoni della grande trasformazione di questi luoghi, che nel giro di 30 anni hanno completamente cambiato il loro aspetto, mantenendo però una fedeltà di fondo ai presupposti. Non è un'operazione di conservazione quella che è stata fatta, ma è un'operazione di stratificazione, in cui il significato cambia ogni volta che tu aggiungi uno strato, un po' come un palinsesto. Qui dentro non c'è solo Carlo Scarpa. La Fondazione Querini Stampalia è un luogo sfaccettato, polifunzionale, che ha attraversato la storia ma continua ad essere vivo e contemporaneo. Di recente è Michele De Lucchi che ha riprogettato il terzo piano per ospitare la collezione di Intesa San Paolo. Ancora al piano terreno, dopo l'acquisizione di altri edifici limitrofi e l'ampliarsi degli spazi, a intervenire era stato Mario Botta. Mi piacerebbe poterla paragonare alla macchina del tempo, no? In cui si rimanda continuamente al passato e ci si proietta continuamente nel futuro. Questo è un luogo dove si conserva, si studia, si fa ricerca attraverso le collezioni artistiche, attraverso le collezioni documentali, librarie, e nello stesso tempo ci si proietta ad accogliere quelle che sono le contemporaneità in tutti gli ambiti letterari, artistici, di architettura, di poesia. Questo è l'Aquilino, un luogo di dialogo tra culture, tra persone, tra realtà, tra stili completamente diversi l'uno dall'altro. Per Mario Botta, per esempio, tutto ruota intorno a un cortile centrale coperto da un velario metallico, che crea un effetto di chiarore intermittente molto simile a quello che si trova fuori, una gibigiana di luce tra ponti e canali. Ed è evidentemente un progetto che convive e dialoga con quello di Scarpa. L'architetto ticinese ha realizzato gli spazi dell'accoglienza e dei servizi, dal bookshop al ristorante alla caffetteria. In ultimo, un auditorium da 132 posti, luogo di riferimento per l'intera città, con un'acustica eccellente, tanto da trasformarsi in uno studio di registrazione audio. Anche la scala che porta in biblioteca, al primo piano, riprende le geometrie di Scarpa.
tutti i maestri che hanno lavorato in questo luogo hanno avuto prima di tutto un grande rispetto. Questa è la cifra che passa attraverso i vari architetti e anche gli artisti. Ognuno, ovviamente, con la sua sensibilità, ha cercato di rendere nel suo lavoro quelli che lui riconosceva come i dati fondamentali della missione di questo luogo. Una missione nata oltre un secolo e mezzo fa e che la biblioteca esprime perfettamente. Il conte Giovanni Querini, nel 1869, al momento della morte senza eredi, ne fa dono alla città, insieme a tutto il palazzo, appartenuto per secoli alla sua importante famiglia patrizia, una di quelle che fondarono Venezia. La sua idea è di mettere beni e ricchezze a disposizione della cittadinanza, creando una fondazione in modo che non fossero dispersi. Scrive nel testamento che nelle stanze da lui abitate si è allestita una biblioteca, aperta nei giorni e nelle ore in cui le altre biblioteche pubbliche della città sono chiuse. Negli scaffali delle 16 sale oggi sono riposti 36.000 libri e l'offerta arriva ad oltre 350.000 volumi. Anche in questo tempo difficile, la biblioteca continua ad essere un luogo d'incontro, di studio, di ricerca. Fedele al suo passato, è stata la prima in Italia e per molto tempo l'unica ad essere aperta fino a mezzanotte, di domenica e nei giorni festivi. La Querini per me è una casa, anche per tutti i veneziani, tutti gli studenti veneziani al liceo, all'università hanno studiato qui. È una biblioteca che è aperta quando tutte le altre biblioteche sono chiuse, quindi per gli studenti è un posto naturale, è un posto magico. Questi parquet che scricchiolano un po', queste montagne di libri, questi tavoli scuri, queste luci bellissime di Scarpa, in cui tutti noi ci abbiamo passato tempo quando eravamo giovani, per cui tutti noi siamo molto molto affezionati. Quando sono diventato presidente mi hanno mostrato la scheda della mia iscrizione alla Querini a 16 anni, con la firma dei miei genitori evidentemente. È stato un momento bello, insomma. E io faccio l'avvocato come prima, diciamo, vocazione. Siamo proprio nella stanza in cui ci sono tutti i libri di diritto civile che continuo a sfogliare. Questa popolazione vastissima che abitava la Querini, dopo le 8, le 9 di sera si diradava improvvisamente, restavano solo questi pochi martiri che avevano l'esame da avvocato, che la chiudevano ogni notte tardissimo e che tra di loro, come dire, si riconoscevano a vista e come naufraghi cercavano di darsi una mano in qualche modo, perché davvero quell'esame per noi rappresentava uno scoglio difficile da superare. Dopodiché è anche chiaro che l'altra parte di me, cioè quella che scrive romanzi qua, in qualche modo si nutriva di questo posto. Una biblioteca è un mondo molto bello da questo punto di vista. I rumori, le piccole espressioni, la persona che ti sta antipatica che vedi arrivare, cioè c'è molto di più di quello che è lo studio in sé. Ripenso magari a delle, appunto, storie d'amore mai concluse di persone di cui non so neanche il nome nel momento in cui appunto ti immaginavi chissà cosa, ma tu vedi questa caviglia che trema sotto il tavolo e ti immagini già chissà quali avventure. Nel senso che appunto questo è proprio un luogo di grande immaginazione, anche di grande desiderio da un certo punto di vista. E ovviamente questo probabilmente in parte avrà nutrito anche la fantasia mia, come di tanti altri, insomma, immaginare anche altri mondi, cosa c'è di più bello dei libri. L'alluvione del 12 novembre 2019 è stata drammatica. L'Acqua Granda, prima era stata chiamata così solo quella record del 1966, ha provocato danni in tutta la città. L'acqua tanto amata è diventata nemica. Per Fondazione Querini Stampalia, in difficoltà, c'è stata una vera mobilitazione. Penso di poterlo affermare che questo luogo è un luogo della città molto amato. Molti veneziani hanno donato istintivamente proprio per quello. Uno
cercava di sostenere un luogo che non era solo un patrimonio che era stato minacciato, dei libri che erano andati sott'acqua e dovevano essere conservati, ma diceva anche: io quel posto voglio che rimanga così com'è, perché ci ho vissuto una parte della mia vita, perché comunque ci ho passato tante giornate, ci ho mangiato tanti toast, un luogo dove c'è stato, dove ha vissuto, dove ha portato i suoi amori, i suoi dispiaceri, i suoi esami, le sue ricerche, le sue mostre, e questo secondo me, ripeto, fa dell'Acquirini un posto un po' particolare. Tre secoli prima, un matrimonio alla salute, i giochi a Rialto, il giovedì grasso e la tradizione della Colombina, piazza San Marco e la fiera della Sensa, i ridotti del teatro. Sono delle istantanee, dei documenti illustrati che rendono in maniera precisa e minuta la vita pubblica al tempo della Serenissima. Ogni piano del palazzo ha una sua atmosfera. Se il Novecento domina al piano terreno e in biblioteca si respira l'Ottocento, al piano nobile, nel museo d'ambiente, il clima è quello di una dimora patrizia veneziana settecentesca. Nella casa museo entriamo completamente nel Settecento, perché gli stucchi, gli affreschi risalgono al matrimonio del padre di Giovanni, che è stato l'ultimo ambasciatore della Repubblica a Parigi. Poi nella collezione ci sono opere soprattutto venete, ma abbiamo capolavori che risalgono alla fine del 300, abbiamo Donato e Catarino, Giambono, poi abbiamo una collezione importantissima di Pietro Longhi, Tiepolo e via di seguito. Tra tante opere straordinarie, la presentazione di Gesù al Tempio di Giovanni Bellini raggiunge uno dei vertici più alti della pittura di luce veneziana. Osservandola, notiamo che nella sua tavolozza predominano le sfumature del rosso. È da ammirare in silenzio, nella sua purezza, posata su un cavalletto di Carlo Scarpa. La tavola è stata al centro di una mostra che la metteva a confronto con quella dipinta 20 anni prima da Andrea Mantegna, della Gemalde Gallerie di Berlino. Due opere geniali di due maestri del Rinascimento, uguali eppure così differenti. Mantegna, cognato di Bellini, ha fortemente influenzato il più giovane pittore, soprattutto dal punto di vista iconografico, compositivo. Di Bellini emergono il virtuosismo nel colore e un morbido realismo, sguardi e gesti di un'intensità commovente. Visitare questa casa museo significa immergersi nel gusto collezionistico della famiglia Acquirini. Alle spalle di Giovanni, il donatore, c'è una lunga storia di tradizioni familiari che si intreccia con quella della Repubblica e del patrimonio. Le collezioni rappresentavano degli status symbol del patriziato, così come lo erano il palazzo di residenza e la biblioteca. Si accrescevano di generazione in generazione e questo è il motivo per cui vediamo pezzi che appartengono a secoli diversi. Ad ogni matrimonio e a ogni morte di maschio maggiorenne c'era una vera e propria ristrutturazione degli appartamenti, che venivano abbelliti con arredi, lampadari, tappeti, affreschi, stucchi. E proprio nella sala degli stucchi, adorna di raffinate decorazioni, ecco i ritratti degli antenati del conte, Francesco Querini e Paola Priuli, rimasti incompiuti per la morte del pittore di famiglia, Palma il Vecchio, che nel dipingerli aveva preso a riferimento Tiziano. La camera da letto è arredata con i mobili originali di famiglia, il letto, i comodini, la specchiera, la console. E di nuovo i quadri del Longhi alle pareti. Il pittore del Rococò veneziano era ospite assiduo della famiglia
così come Carlo Goldoni. Di fianco il boudoir, la sala da toilette delle dame Querini, per farsi belle e ricevere gli amici. Per una pausa intima e poetica dall'intensa vita sociale che conducevano signore e signori veneziani. Ben educati e con molti hobby e talenti, come ci dice la presenza di tanti strumenti musicali. Venezia è stata per secoli capitale mondiale della musica. Se penso alla Querini mi viene in mente John Cage. Della Querini mi affascina il non silenzio, quel non silenzio che ci ha insegnato a guardare Cage, ad ascoltare Cage. Cage è un episodio celeberrimo, entrò in una camera anecoica, la camera anecoica è una stanza completamente insonorizzata, all'interno della quale non è possibile percepire suoni dall'esterno. Allora Cage in quel momento si rese conto che i suoni c'erano, come se c'erano, ed erano i suoni del proprio respiro e del battito del proprio cuore. Allora ascoltare il non silenzio significa rendere pregna la quotidianità sonora dei suoni che di quella quotidianità fanno parte. E i suoni del non silenzio della Querini per me sono il non silenzio della dolcezza. Ed è una dolcezza che io ho sempre riscontrato nelle persone che lavorano alla Querini. Le persone con cui ho lavorato qui in Querini sono delle persone che si prendono cura di questo luogo come se fosse la loro casa intellettuale ed emotiva. La cura del dettaglio, che è la cura del poco e del niente, io credo sia fondamentale per il buon andamento del mondo e di ogni cosa. E in questo luogo davvero ogni dettaglio è un'esortazione a questa cura e quindi è contagioso stare qua. Anche perché secondo me la bellezza diventa una necessità una volta che la conosci, non puoi quasi tornare indietro. Salvatore Settis diceva che la bellezza non può essere salvata se noi non possiamo salvare la bellezza, e per bellezza intende anche la storia, la cultura, anche l'economia, cioè la vita stessa. Allora diciamo che questa riflessione si inserisce perfettamente con il lavoro della Fondazione, perché questo luogo ha bisogno di molta cura e dà molta cura dei suoi utenti, dei suoi visitatori, delle persone che accoglie. Una lunga infilata di sale dalle pareti di colori diversi. Sono 7 stanze comunicanti. Il pavimento un seminato alla veneziana, il soffitto in legno con gli impianti a vista a legare gli spazi altrimenti frammentati. A restaurare il terzo piano del Palazzo Querini Stampaglia è chiamato nel 2015 Michele De Lucchi. 3 anni di lavoro per realizzare un progetto, un allestimento dal segno forte che dialoga con la storia del palazzo e ospita la collezione d'Intesa San Paolo. Dietro ci sta una vicenda importante. La Cassa di Risparmio di Venezia, banca dei veneziani per oltre 2 secoli, aveva raccolto opere d'arte, libri, disegni, stampe, monete e arredi, e quando si è estinta, proprio come la casata Querini, il suo patrimonio avrebbe potuto andare facilmente disperso. Il gruppo Intesa San Paolo lo ha acquisito e, considerandolo una preziosa testimonianza della storia e della cultura di Venezia, ha scelto di farne un deposito ventennale e prorogabile alla Fondazione Querini Stampaglia. Il palazzo diventa custode di un passato ancora più ricco e articolato. La collezione Intesa, che è un dono di Banca Intesa che ha portato qui quella che era la collezione della Cassa di Risparmio di Venezia, va proprio in quest'ottica qui, quindi dare alla città quello che appunto era della sua banca e ritornarlo come dono alla città, che ne può fruire, vedere e apprezzare magari più facilmente di quello che era quando queste opere erano dentro la struttura della banca. Un viaggio tra arredi e opere d'arte che permette un excursus anche cronologico. Nello spazio della collezione Intesa
Noi attraverso il palazzo mettiamo in relazione il Novecento con il Cinquecento di Tintoretto. Attraverso semplicemente uno sguardo, noi in qualche modo rendiamo visibile tutto il discorso che abbiamo fatto sulla macchina del tempo. Ecco il paradiso di Domenico Tintoretto. È uno dei modelli del telero che il pittore realizzò per la sala del Gran Consiglio di Palazzo Ducale tra il 1588 e il 1594. Ce ne sono diversi, e questo pare arrivi da casa Mocenigo, altra famiglia di antica nobiltà. Sicuramente il gentiluomo nella parte inferiore del quadro è il committente del dipinto. Di fianco, il concilio degli dei del grandissimo Jacopo, il padre di Domenico. Giove tonante è circondato dagli dei, Marte in armatura, Saturno con la falce, Nettuno col tridente e Mercurio col caduceo. Silenziosi, rispetto alla trionfante centrale console rococò sovrastata da una specchiera, due monocromi di altissima fattura che rappresentano paesaggi arcadici e antiche rovine. Si distingue per il luminoso utilizzo dei colori il giudizio finale di Giambattista Tiepolo, forse un modello preparatorio per il soffitto di una cappella durante il periodo lombardo. Di nuovo la cronaca della vita veneziana nei dipinti di un anonimo seguace del Longhi. Due rarissimi canaletto, il Canal Grande verso il bacino di San Marco e la Chiesa della Salute e il Canal Grande all'altezza del Canale di Canareggio con la Chiesa di San Geremia, Palazzo Labia e il Ponte delle Guglie. È incredibile, ma a Venezia i canaletto sono pochi. Dipende dal fatto che il principale agente del pittore è stato il console britannico Joseph Smith, fautore dell'introduzione di canaletto alla corte di Giorgio III. Da allora, parte della Royal Collection, sono molto amati perché permettono di compiere un viaggio nel tempo, alla scoperta di una Venezia settecentesca tanto precisa quanto poi anche rielaborata poeticamente. Si potrebbe chiamarlo un grand tour virtuale. È un pittore ottocentesco Ippolito Caffi, che qui si autoritrae serio e pensoso. Ma il suo notturno con luce argentea di luna che illumina il bacino di San Marco e Palazzo Ducale ha un che di metafisico e senza tempo. Per finire, una sala tutta dedicata ad Arturo Martini. Due grandi statue in pasta cementizia di età giovanile si rifanno alla statuaria classica, ma già rivelano l'atteggiamento antiretorico dello scultore, grande rinnovatore dell'arte plastica italiana. E poi otto bassorilievi, che rappresentano episodi di vita durante la Prima Guerra Mondiale legati alle battaglie sul Piave, dal forte valore simbolico. Le opere che io ho alle spalle di Arturo Martini, che parlano della guerra, sono una riflessione e uno stimolo a pensare invece alla pace, a pensare a un'armonia, a una sintonia tra diversità che è necessaria e urgente in questi nostri tempi difficili. L'arte ci parla di continuo, quando è vera. Alla Fondazione Quirini Stampalia lo fa anche con la luce, la trasparenza, i giochi dell'acqua. Se non puoi superare un ostacolo, giragli intorno, come fa l'acqua. E non importa se la strada è più lunga. Qui il tempo scorre con altri ritmi.